Allora io dico innanzitutto dobbiamo dimostrare la proprietà. Dobbiamo dimostrare la proprietà numero 1. Allora, per quanto riguarda la proprietà numero 1, io dico che basta fare i casi, basta, cioè è sufficiente, che basta due significati, fermati oppure è sufficiente. In questo caso significa è sufficiente considerare i casi lambda maggiore di 0, lambda uguale a 0 e lambda uguale a meno 1. Per quale motivo? Se io posso portare fuori le costanti quando sono uguali a 0, quando sono maggiore di 0, e anche la costante meno 1, posso portare fuori anche le costanti negative, perché una costante negativa la posso scrivere come, per esempio, meno 5, meno 1 per 5, porto fuori prima il meno 1 e poi il 5. Allora, lambda uguale a 0 è ovvio, perché se ci metto 0, 0 per A con N fa 0 e chiaramente converge a 0 per L che fa 0. Lambda maggiore di 0. Allora, dico sia epsilon maggiore di 0, esiste un indice ni, tale che se N è più grande di ni, allora A con N meno L è minore di epsilon su lambda. Posso scrivere così, certo, perché io epsilon ho già fissato, lambda pure è maggiore di 0 ma fissato, quindi prendo epsilon, divido per lambda e quando vado ad applicare la definizione di successione convergente mi me lo trovo non rispetto ad epsilon ma me lo trovo rispetto a epsilon su lambda, perciò il gioco posizionale, prima fisso epsilon, mi calcolo epsilon su lambda, ragiono su epsilon su lambda. Ma dire questo equivale a dire che lambda con n meno l è minore di epsilon, che è quello che dovevo dimostrare. Il lambda si può portare fuori e dentro del valore assoluto perché lambda è positivo. Ok, adesso andiamo a fare il caso lambda uguale meno 1. Allora io dico sia epsilon maggiore di 0, esiste un indice ni tale che se n è maggiore o uguale di ni, allora A con n, stavolta lo voglio scrivere come compreso tra L meno epsilon ed L più epsilon, ma cambiando di segno questo equivale a dire che meno A con n sarà compreso tra chi? Allora, voi se vi ricordate bene, quando io cambio di segno le disuguaglianze si invertono, quindi qua cosa succede? Qui viene meno L più epsilon, che questo diventa meno L più epsilon, però diventa maggiore di meno A con N, e questo diventa meno L meno epsilon. E quindi, ma questo vuol dire che meno A con N meno meno L in valore assoluto è minore di epsilon, che è quello che dovevo dimostrare. Quindi la 1 è provata. Vedete, A con N tende a L, compreso L meno epsilon L più epsilon, meno A con N tende a meno L, cioè la differenza di meno con N e meno meno L è minore di epsilon. Meno A con N è compreso tra meno L più epsilon e meno L più epsilon. Ok? Quindi la 1 è finita. La 2 è facile. Allora io dico sia epsilon maggiore di 0. La dimostrazione della 2 è molto simile come schema ai teoremi che abbiamo visto prima, cioè il teorema dei due carabinieri e il teorema dell'unicità del limite. Cioè so che esiste ni con 1 tale che se n è maggiore o uguale di ni con 1, A con n è compreso tra L1 meno epsilon mezzi
ed L, scusate, tra L meno epsilon mezzi ed L più epsilon mezzi. Poi esiste un altro indice, Nikon 2, tale che se N è più grande di Nikon 2, V con N è compresa tra M meno epsilon mezzi ed M più epsilon mezzi. Per quale motivo? Noi sappiamo che per ogni epsilon esiste N, tale che con N è compreso L meno epsilon L più epsilon. Io però non voglio ragionare su epsilon, voglio ragionare su epsilon mezzi. Con A con N e con epsilon mezzi anche per B con N. Gli indici che troverò saranno, nel caso di A con N sarà B con 1, sarà N con 1, nel caso di B con N sarà N con 2. Adesso dico sia N, come al solito, il massimo tra N con 1 e N con 2. Allora, se N è più grande di N, queste disuguaglianze valgono tutte e 4. Facendo la somma, cosa segue? Se io sommo cose più grandi, ottengo un risultato più grande. Quindi A con N più B con N sarà compreso tra L più M meno epsilon mezzi meno epsilon mezzi fa meno epsilon, e sarà minore di L più M più epsilon mezzi fa più epsilon. Allora, vedete che io cosa ho dimostrato? Che per ogni epsilon esiste un indice N tale che se N è maggiore o uguale di N. Il modo equivalente di scrivere questa cosa è che A con N più B con N meno L più M in valore assoluto è meno L più M, che era quello che dovevo dimostrare, cioè che la successione con N più B con N tende a L più M. Oh, prima di andare avanti consentitemi di ritornare un po', cioè come avete visto, io queste settimane ho fatto tutte le cose piano 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 piano. Però piano piano non significa vabbè, forse le ho capite, forse no, perché a un certo punto bisogna usarle per ragionare. Ora, questi ragionamenti che abbiamo fatto stamattina segnano una transizione tra ragionamenti estremamente elementari e ragionamenti più articolati. Non sono difficili, quindi vi invito caldamente le cose di oggi a ripeterle molte volte fino a che non l'avete capito. Posso ammettere tutt'al più, stamattina, siccome è mattina, facciamo più teoria, abbiamo fatto pochi esempi ed esercizi. Domani, che è, diciamo, abbiamo lezione di pomeriggio, faremo solo esercizi. Quindi posso ammettere che ancora fino a domani pomeriggio uno abbia le idee leggermente confuse, ma tra quello che abbiamo fatto, che facciamo oggi, e quello che facciamo domani pomeriggio, uno si mette, confronta fino a che non ha capito. Se non ha capito, viene da me, se lo fa ripetere. Il ricevimento esiste per questo. Non è che aspetta il compito, poi dice vabbè, altro. Il compito non lo so fare. Ok? Non sono ragionamenti difficili, basta mettere in fila quello che abbiamo detto. Ovviamente se abbiamo capito precedentemente le definizioni. Adesso andiamo, cancello una parte, no, cancello solo la dimostrazione, l'enunciato del teorema lo voglio lasciare. 1 e 2 l'abbiamo dimostrato, la 3 segue da 1 e da 2, perché? Questo lo fate per esercizio, ma non dovete fare altro che applicare la 1 e la 2, perché? Il limite della somma è la somma dei limiti, poi lambda con n a quanto tende? A con n tende a L. La costante si può portare fuori, quindi questo qui tende a lambda L. Quest'altro tende, questo tende a N, moltiplicato per mu tende a mu per N, quindi il limite di questa combinazione lineare altro non fa che lambda volte L più mu volte M. Quindi la 3 si ottiene applicando quello che abbiamo dimostrato nella 2 e nella 1. Quindi non è. Quello che invece è un po' più complicato da dimostrare sono la 4 e la 5. Ora thank you.
Ecco, ho dimenticato di, per dimostrare la 4 e la 5 mi serviva un lemma, lo facciamo adesso. Allora, prendiamo una successione di numeri reali. Che abbia limite. Allora, si dice che, diciamo, se ha limite, mi sono dimenticato di scrivere a con n uguale per, allora a con n è limitata. Allora la successione a con n è limitata. Che significa è limitata? Cioè esiste una costante m positiva tale che a con n in valore assoluto è minore o uguale di m per ogni n appartenente a n. Ovviamente il limite deve essere reale, noi di successioni divergenti non ne abbiamo ancora parlato. Cioè, cosa dice questo lemma? Dice che se una successione converge, allora la successione deve vivere in un intervallo. Scrivere questo significa che a con n è compreso tra meno m ed m per ogni n. La dimostrazione è molto facile. La dimostrazione, allora, io dico sia epsilon uguale 1. Allora, innanzitutto so che esiste un indice n tale che se n è più grande di n, allora a con n meno l in valore assoluto è minore di 1, che vuol dire che a con n è compreso tra l meno 1 ed l più 1, che implica che il valore assoluto di a con n è più piccolo del valore assoluto di l più 1. Il valore assoluto di a con n è compreso tra il valore assoluto di questo e il valore assoluto di questo, cioè il più piccolo, diciamo, del massimo tra questi due valori assoluti. Oppure, se preferite, a con n meno l il valore assoluto è meno di 1, che significa che il valore assoluto di a con n meno il valore assoluto di l è meno di 1, portate con lo studio di R. Se vi ricordate, il valore assoluto della differenza è maggiore o uguale alla differenza del valore. Comunque, questo passaggio qui provate a farlo da soli perché non è ok. Ma uno dice, ma questo vale solo se n è più grande di n. Vabbè, io chiamo m il massimo tra il valore assoluto di a con 1, il valore assoluto di a con 2, il valore assoluto di a con i e il valore assoluto di l più 1. Allora, quindi il valore assoluto di a con n è minore o uguale di m? Beh, il massimo, questo è un numero finito di valori, quindi il massimo è il valore più grande. Diciamo, se n è più piccolo di n, allora il valore assoluto di a con n è uguale uguale al valore assoluto di a con n, che è minore o uguale di m, perché n qua dentro ci sta,
se invece n è maggiore o uguale di n, allora il valore assoluto di diagonale è minore o uguale di l valore assoluto più 1, che è minore o uguale di m, perché anche il valore assoluto di l più 1 qua dentro ci sta. Quindi in tutti i casi la successione è limitata. Limitata significa il valore assoluto maggiorato da una costante, che non dipende da n. Fate attenzione che se una successione converge è limitata, ma se è limitata non è detto che converga. Controesempio è esattamente quella successione che abbiamo fatto nell'esempio 2, se non ricordo male, cioè meno 1 alla n. Meno 1 alla n, a con n, il valore assoluto fa sempre 1, quindi è sempre minore o uguale di 1, la successione è limitata. Però se vi ricordate, meno 1, 1, meno 1, 1, meno 1, 1, non converge, perché rimbalza sempre tra meno 1 e 1. È chiaro? Quindi questo lemma vi serve. Adesso vedremo perché mi serve. Adesso cancello il lemma, anzi il lemma lo lascio, cancello solo le ipotesi del teorema sulle proprietà algebriche, l'enunciato lo lascio. Anzi, posso cancellare anche la prima riga, tanto devo dimostrare solo le proprietà che stanno sulla seconda riga. Ok, allora io devo andare a dimostrare la 4, cioè devo andare a fare il limite di a con n per b con n. Allora, che cosa so? Io so che il limite di a con n è uguale a l, quindi a con n è una successione convergente, quindi esiste una costante che chiamo m1 tale che a con n in valore assoluto è minore o uguale di m1 per ogni n appartenente a n. Anzi, lasciamo un po' di spazio. Poi sappiamo che b con n tende a m, quindi esiste una costante che chiamiamo m2 tale che b con n è più piccolo di m2 per ogni n appartenente a n. Adesso prendo m, così a m il massimo tra m1 ed m2. Quindi qua posso scrivere minore o uguale di m e qua posso scrivere minore o uguale di m. Cioè, è chiaro che se le prendo singolarmente le costanti possono essere diverse, però io la più grande va bene per tutte e due. Cioè, due successioni convergenti sono limitate e posso scegliere che siano limitate dalla stessa costante. Per esempio, se una era minore o uguale di 3, l'altra era minore o uguale di 4, in valore assoluto, pio 4. Ok. Adesso dico sia epsilon maggiore di 0. Allora dico, esiste un indice n con 1 tale che se n è più grande di n con 1, allora a con n meno l in valore assoluto è più piccolo di epsilon su 2m. Posso fare questo ragionamento? Come al solito sì, perché già ci ho fissati sia epsilon che m. M lo prendo maggiore di 0, se m1 e m2 sono 0, in realtà vuol dire che le successioni erano tutte nulle e il prodotto faceva 0, era un caso banale. Quindi m sicuramente lo prendo maggiore di 0, quindi posso dividere per 2m, posso dividere. Allo stesso modo esiste un indice che chiamerò n con 2 tale che se n è più grande di n con 2, allora b con n meno m sarà pure lui minore di epsilon su 2m.
Chi saranno, secondo voi? Vediamo se ci avete capito qualcosa. Si anni il massimo tra n con 1 e n con 2. Perché? Perché voglio che devono valere sia questa disuguaglianza che questa disuguaglianza. Andiamo a vedere che cosa succede se n è più grande di n. Allora, noi dobbiamo fare questa differenza con np con n meno lm. Adesso fate attenzione perché qua è la prima volta che vi capiterà un piccolo trucco che useremo spesso. Quando noi non sappiamo come fare a sviluppare questa differenza, si usa un trucco che è di aggiungere e sottrarre una quantità. Cosa si aggiunge e si sottrae? Il concetto è che deve assomigliare un po' a quello di sinistra e un po' a quello di destra. Quindi si farà a con n e p con n meno, allora un fattore lo prendo da sinistra, a con n, e un fattore lo prendo da destra, cioè a con n tende a l, p con n tende a n. A sinistra ci metto a con n e a destra di questo prodotto ci metto m. Poi faccio più m per a con n meno L, m per l, lo voglio scrivere così, tanto l m o m è la stessa cosa. Tutto ciò è minore uguale, continuo qua, di a con n per b con n meno l, m più m per a con n meno l. Allora io dico che il tutto è minore uguale, allora, con n era minore uguale di m grande, poi questo era minore uguale di epsilon su 2m grande. Per quale motivo? Perché stiamo n è maggiore uguale di n che è maggiore uguale di n con 2, quindi questo più il valore assoluto di m, pure lui è minore uguale di m grande. Per quale motivo? Tutti i b con n erano minore o uguali a m grande, quando passo al limite per il teorema della permanenza del segno, anche m, il valore assoluto è minore o uguale a m grande. Questi altri pure sono minori di epsilon su 2m, per quale motivo? Perché a con n meno l è minore di epsilon su 2m, perché n è maggiore o uguale di n che è maggiore o uguale di n. Andando a fare la somma, qua mi viene m per epsilon 2m fa epsilon mezzi, m per epsilon 2m fa epsilon mezzi più epsilon mezzi fa epsilon. Scusate, qua c'era un minore stretto perché qui c'erano i minori stretti. E quindi cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che se epsilon è maggiore di 0, abbiamo trovato un indice n tale che se n è maggiore o uguale di n, questa differenza è minore di epsilon. Che era quello che dovevamo dimostrare. Oh, fate attenzione, qui con un po' di attenzione io ho fatto sì che alla fine uscisse esattamente epsilon. Allora, il concetto qual è? Che quando andremo a fare una dimostrazione di questo tipo, cioè fissi epsilon e devi dimostrare che una certa quantità è minore di epsilon, se alla fine invece di epsilon ti esce fuori 3 epsilon, 5 epsilon, m epsilon, ma dove comunque m epsilon è una costante, anche 2 m epsilon, la dimostrazione va bene qua, perché se io qua invece di metterci epsilon su 2m ci mettevo epsilon, poi mi trovavo m per epsilon più m per epsilon mi viene 2m per epsilon. Ma per far togliere la m, io invece di metterci epsilon, qua bastava mettere epsilon su 2m e invece esce epsilon. Quindi quando in questo tipo di dimostrazioni alla fine del tutto il ragionamento uscirà epsilon per una costante, la dimostrazione va bene uguale, cioè stavolta ve la faccio precisa perché è meglio essere precisi, perché siamo all'inizio, se uno non è preciso le cose si confondono e non si capiranno mai più. Più in là, quando avremo imparato questo tipo di dimostrazioni e quindi avremo imparato questo tipo di ragionamento, non mi preoccuperò di fare
il ragionamento in maniera così precisa. Per quale motivo? Perché sappiamo benissimo che se invece di epsilon uscirà 3 epsilon, è la stessa cosa, la dimostrazione va bene uguale. E certe volte è meglio non diciamo scrivere così, perché così la dimostrazione si semplifica un po', almeno durante i passaggi della dimostrazione sono un po' più semplici. Perché uno dice, ma perché mi devo, cioè a me chi me lo dice che qua devo mettere epsilon su 2m? Perché la prima volta lo fai con epsilon, ti esce epsilon per 2m, allora per farlo, per far uscire epsilon sai che devi tornare indietro, mettere qua epsilon su 2m eccetera. Ovviamente se tu te lo devi ricordare a priori, te lo devi ricordare, diventa quindi uno sforzo di memoria. Se no, ci metti epsilon, vai avanti, vedi quello che succede e poi torni diciamo, e mi dici, è venuto epsilon per una costante, sta a posto. Ok? Oh, cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato la 4. Allora, prima di andare sulla 5, cerchiamo di capire ancora meglio come funziona questa 4. Cioè, il discorso è questo. Allora, voi avete, mettiamo che A con N tenda a 100 e B con N tende a 1000, allora il prodotto deve tendere a 100.000. Allora, però, voi per dire che A con N e B con N sia vicino a 100.000, dovete fare questa differenza qui. Ora, per esempio, se A con N è compreso tra 99 e 101 e B con N è compreso tra 99 e 1001, quando andate a fare il prodotto? Questo non viene compreso tra 99.999 e 100.001. Perché? Perché dovete tener conto che facendo il prodotto 99 per 999 verrà circa 99 per 1000, che fa 99.000, meno 1, quindi meno 99, quindi verrà un po' meno di 99.000. Chiaro? Però io cosa ho fatto? Qua invece di regolarmi su m, invece di regolarmi su epsilon, che era 1 in quel caso, mi regolavo su epsilon su 2m, cioè epsilon fratto 2000. Se, allora se voi avete epsilon su 2000 per 1000 prodotti, effettivamente è minore, per 1000 è minore di un mezzo, questo è minore di un mezzo, lo so, è minore di 1. Questo è diciamo, non è un ragionamento preciso, però insomma per far capire che quando andate a fare la moltiplicazione diciamo l'errore che fate se state vicino, se A con N sta vicino a L e B con N sta vicino a M, però l'errore che fate può essere, può cambiare in maniera significativa. Per correggere l'errore e far sì che l'errore sia dell'ordine di epsilon, sia minore di epsilon più precisamente, bisogna metterci questo fattore compensativo. È tutto qua. Ok, andiamo a vedere la 5. Per andare a vedere la 5, io dico, per dimostrare la 5, vediamo quanti minuti ho ancora. Vabbè, un minuto mi basta. Poi c'è il recupero. Quattro uomini, almeno 5 minuti di recupero. No, 2 minuti mi basta. Ok, proprietà numero 5. Basta mostrare che il limite di 1 su B con N è uguale a 1 su M. Per quale motivo? Se 1 su B con N tende a 1 su M, allora A con N fratto B con N, che è A con N per 1 fratto B con N, che è uguale a L piccolo su M piccolo. L piccolo per 1. Quindi basta dimostrare questo. Allora, prima osservazione. Poiché m è diverso da 0, esiste un indice n0 tale che se n è maggiore o uguale di n0, di n0, scusate, allora d con m è diverso da 0 pure lui, il teorema della permanenza del segno, e quindi
1 su b con n si può fare. Quindi da un certo punto in poi si può fare. Quindi noi questa successione qua, 1 su b con n, con n su b con n, non è definita sempre, ma almeno da n0 in poi è definita. Cosa cambierà? Cambierà che quando devo prendere n, n dovrà essere pure maggiore di n0, ma cambia poco. Allora adesso dico sia epsilon maggiore, allora faccio prima questo ragionamento qua, lo faccio in assoluto, diciamo senza fissare epsilon. Andiamo a fare 1 su b con n meno 1 su m. Come è fatto? È fatto da m meno b con n fratto b con n per m in valore assoluto. Ok? Allora, qua fatemi scrivere che se n è maggiore di n0, fatemi aggiungere che b con n in valore assoluto è più grande del valore assoluto di m diviso 2, che vuol dire anche che b con n è diverso da 0. Allora, lasciate perdere il valore assoluto, pensate al caso che m fosse positivo. Vi ricordate il teorema della permanenza del segno? Da un certo punto in poi il piccolo n è maggiore di m. Allora, il tutto è più piccolo del valore assoluto di m meno piccolo n fratto m per piccolo n, che è più piccolo di, diciamo, se n è maggiore di n0, di m meno b con n fratto, allora qua viene valore assoluto di m per valore assoluto di m mezzi, viene m quadro mezzi, questo viene per ogni n maggiore di n0. Perché se io sostituisco al denominatore questo con una quantità più piccola, il rapporto aumenta. Ok? Adesso dico sia epsilon maggiore di 0, poi dico che esiste un indice n tale che se n è maggiore o uguale di n, b con n, allora b con n meno m è minore 2 di epsilon per m quadro mezzi. Adesso prendo questo, lo chiamiamo adesso prendo n, il massimo tra n0 e n1, no? Se n è più grande di n, allora a con n su b con n meno, scusate, 1 su b con n meno 1 su m è minore o uguale di b con n meno m fratto m quadro mezzi, che è minore stretto di epsilon per m quadro mezzi fratto m quadro mezzi, che è uguale a epsilon. E la dimostrazione. Quindi, come vedete, anche qua questo ragionamento valeva sempre per ogni n. Poi l'ultimo pezzo, l'ultima disuguaglianza, valeva solo da n0 in poi. Poi a questo punto abbiamo fissato epsilon. Siccome noi questo sappiamo che lo possiamo rendere minore di epsilon, ma siccome abbiamo m quadro mezzi a denominatore, non ci regoliamo su epsilon, ci regoliamo su epsilon per m quadro mezzi. Allora, quando n lo prendo più grande sia di n con 1 che di n0, cioè maggiore o uguale al massimo dei due, ho tutte e due le equazioni, quindi arrivo qua
questo è il minore di epsilon per m²/2 flat m²/2. Quindi questo quadro teorico è finito.